Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera, buonasera, buonasera ragazzi. Ma che vi devo dire? Ma che cosa vi devo dire? L'avete visto voi? Cosa vi devo dire? Devo semplicemente ripetere un concetto su questo portiere che secondo me io lo metterei in panchina. Perdonatemi, perdonatemi, ma io lo metterei in panchina. Perché uno, due, tre, quattro errori, tutti uguali, su un rinvio, su una palla appoggiata al portiere, lui rinvia sempre alla cazzo di cane. E no, cazzo, posso capire una volta, ma un errore in sequenza, basta. Figlio mio, puoi fare belle parate, però ogni volta che c'è una palla data indietro subiamo sempre gol. Quindi a questo punto accomodati in panchina, fai un po' di riflessione, fai un pochino di allenamento, come ho detto prima in precedenza, su queste situazioni, e poi ti ripresenti tra i titolari. Per il resto, la cosa più bella della faccenda sono state le invasioni di campo con questi due ragazzi che sono entrati a fare un po' di spettacolo. Per il resto, ragazzi, l'Italia è questa, si rispecchia la nostra situazione italiana a livello calcistico. Non ci siamo, ripeto, dobbiamo sfruttare e dobbiamo cercare di far uscire i giovani, perché, ripeto, non, così non può andare. Dobbiamo prenderli e farli giocare. Dobbiamo insistere, insistere e insistere, ma bisogna avere il materiale umano. Purtroppo i vari Baggio, i vari Totti, i vari Del Piero, i vari Inzaghi, i vari Maldini, lo so, è difficile riprenderli, farli rinascere, però ripeto, se tu prendi stranieri che sono più scarsi degli italiani, che sono messi lì nascosti e non possono emergere perché hanno i buchi tappati. Non è possibile, il gioco si fa sempre più difficile, la situazione si complica sempre di più. Deve esserci una regola che imponga alle squadre italiane, alle squadre di Serie A, di schierare questi giovani. Dobbiamo essere costretti a far emergere questo maledetto settore giovanile. Oggi sentivo sulla radio sportiva la dichiarazione di un personaggio, non mi ricordo come si chiama, un personaggio, una figura importante, non lo so chi cazzo era, comunque diceva: stiamo dando tantissime risorse economiche per tutte le strutture per far emergere questi giovani. E bisogna cercare, perché secondo me i giovani ci sono, ma dobbiamo avere noi una legge che imponga di giocare con i giovani. Devono emergere, ragazzi, non è possibile, non è possibile. Ci fidiamo troppo di stranieri che secondo me non valgono i nostri ragazzi. Quindi, poi i risultati sono questi. Comunque, infatti è mondiale, non ci andiamo. E li guardiamo per la seconda volta, ragazzi, che una cosa no vergognosa di più. Poi, secondo me, c'è un difetto. L'Italia ha un difetto anche. Ed è che l'Italia, questa è una mia impressione, attenzione, non posso sbagliare, posso. Che l'Italia, giocatori italiani, quando c'è una competizione seria, quando c'è la competizione, l'europeo o il mondiale, quando c'era il mondiale, non lo so, si danno di più. Io ho questa impressione. Danno di più. Quando ci sono queste partite, le stesse in qualificazione, ragazzi, fatte a campionato in corso, non funziona così. Comunque, va bene, ragazzi, ci sentiamo domani. Ma se ci incazzate, fino alla fine, forza Juve. Io ho preso il coso, lo spumante. Per qualche notizia dell'ultimo secondo. Ma se ci incazzate, fino alla fine, forza Juve.